Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Io quando vedo i sacchetti del McDonald's... Giù a mangiare e vanno giù a lavorare, sono quelli che puliscono i treni, i disperati che passano la notte. Perché anche di là è pieno di preservativi, sì, abbiamo fatto girare... Qua travestiti, qua è un disastro la notte, è tutto buio, si mettono qui in fondo con le macchine... Va bene, dai, andiamo ragazzi. Poi di giorno qua vengono a scaricare, perché ogni tanto io chiamo l'AMSA, faccio vedere... E vengono? Vengono. L'AMSA di solito viene? L'AMSA viene, mi risponde, il giorno dopo vengono. Mi ha sempre risposto. Dovresti prendere le tarde. Vabbè, cazzo. Ah sì, un giorno sono passato col cane, c'era col furgone che buttava giù i sacchi. Ma quindi non sono passato, ha fatto finta di niente, ma è andato neanche... avanti, ha ricominciato, è andato via. Non è neanche gente di zona, immagino. No. Sottopasso qui non l'ha visto nessuno. Chissà quanti non sanno neanche che esiste. Neanche io lo sapevo. E sono 56 anni, lo posso dire, che abito qua. Ecco, quello che mi stupisce di queste scoperte, diciamo, tra virgolette, è che sono sempre le solite cose, in posti diversi, ma i luoghi sono sempre gli stessi. Guardate qua, qui hanno murato, guanti, bottiglie, schifezze. Vi ripeto, qui non è il discorso chiamate l'AMSA e recuperate l'AMSA. E cosa faccio? Chiamo anche l'AMSA e gli dico mi recuperate un palazzo, cosa vengono? Con un elicottero lo sollevano e lo spostano. C'è a volte dei ragionamenti che fanno certi politici, certi personaggi in cattiva fede per squalificare chi si dà da fare. Poi è chiaro che c'è qualcuno che esagera e il mozzicone di sigaretta per terra ne crea un caso, ma qui vi stiamo facendo vedere cose che non sono poi così tanto piccole, E questa è un'altra salita che porta sempre sopra le ferrovie. E siamo alla stazione ferroviaria San Rocco, fermata San Rocco. Trasporto regionale, Trenitalia. E qui vediamo una panoramica dell'altro lato del sottopasso. Ok, guardate che bella fontanella. Anche questa tenuta così per la serie beni da recuperare e siamo qua. Questo è un asse con le ruote ferrate. Dall'altra parte vediamo c'è il muro di Berlino che porta, diciamo, tra virgolette, alla civiltà, quella è Villa Simonetta. Se viene qui si prende meglio. Come vedete anche qua c'è segni di feci umane. Feci umane. Non andare avanti. Preservativi, eccetera, perché qui la notte si viene con i travestiti, con le prostitute.
c'è la prostituzione, perché è un'area completamente abbandonata. E siamo nel retro di destro di Villa Simonetta, seguendo la Principe Eugenio. Ed ecco, passeggiando intorno a Villa Simonetta, vi facciamo vedere quattro dettagli magari un po' trascurati dal comune di Milano, eccetera, tra cui il tombino che avete potuto vedere, ma ne vedremo ancora qualcuno. Oggi siamo più soft da un certo punto di vista sui contenuti, ma è per farvi capire che comunque i problemi della città sono veramente tanti e ci vuole tanto impegno da parte di chi amministra, oculatezza, ascoltare le richieste dei cittadini, perché dalle piccole cose si trasformano in grandi problemi. Una macchina della Eni, dove è stato spaccato il finestrino. Eccoci qua. Come vedete, si può entrare nella macchina come si vuole, il vetro è rotto. È una macchina Eni. Già questa mattina un paio di persone avevano telefonato al numero verde. Cari amici, dove siamo? Siamo fuori dal Parco Carmelo Bene, siamo nel municipio 8. Siamo in una zona che è stata riqualificata un po' di anni fa, ma che ha ancora tanti problemi. Ve ne facciamo vedere un po' sparsi nella zona 8 con Paolo Rusconi. Andiamo. Parchetto Carmelo Bene, panchine rotte e pasticciate, dipinte, e non è la sola. Altre panchine in cattivo stato, ma questa a fronte a me è conciata decisamente peggio. Proseguiamo. Sempre i giardini Carmelo Bene, sempre spazzatura, e ci avviciniamo all'altro canestro del campetto. Come potete vedere, è stato spaccato non solo la parte posteriore, ma è stata anche strappata la rete. I muri della casa e i confini che danno sul parchetto Carmelo Bene sono tutti conciati a sbatter via con questi graffiti. Ciclabile con cartello buttato per terra, vandalizzato. Siamo nell'area giochi dei bambini. Le panchine sono conciate veramente male, sporche, rotte. Proseguiamo. Un'altalena non c'è, e chissà il tempo che manca questa altalena. Andando più avanti vediamo lo scivolo dei bambini, che è praticamente tutto pasticciato con pennarelli. Facciamo un giro intorno, anche dentro, come potete vedere, tutto pasticciato, anche su questa fiancata e anche qui. Ma noi andiamo avanti. Continuiamo a passeggiare, e strisce blu, camper. Ci state seguendo e state vedendo con noi, a parte l'immondizia e le varie schifezze, camper. E qualche anno fa, forse una delle prime volte che usciva con noi Paolo Rusconi, ci eravamo trovati proprio per questa situazione, perché i posteggi residenti erano praticamente ingolfati di questa rimessa di camion e di camper. Come vedete, ancora camper, ancora camper.
perché ancora camper? Qui ancora non abbiamo avuto una risposta di quelle che ci aspettavamo, cioè nel sapere se questo posteggio qui è diventato rimessa. E quindi vi stiamo portando a vedere insomma questa situazione di camper in queste strisce blu di fronte al Parco Carmelo Bene, che ha già i problemi che avete visto nel filmato, ma vi portiamo a vedere un'altra situazione che da un po' di tempo ci sta lasciando pensierosi. Noi seguiamo l'occupazione in tutta Milano. Per ora a quanto pare non c'è nessun tipo di occupazione, ma i cantieri della provincia, del comune di Milano, degli enti pubblici, quanto durano e soprattutto cosa succede nel mentre sono fermi? Andiamo a vedere. Cantieri mai terminati e dove trovarli? Eccone uno. Via Principe Eugenio 53, Palazzo della Provincia, ex della Polizia Locale. Quattro frecce accese in attesa di gli appalti, in quanto a date di fine lavori sono già scaduti tutti. Ed ecco che siamo in via Principe Eugenio, come potete vedere oggi giornata di vento, siamo qui nell'ex sede della provincia, della polizia locale della provincia di Milano. Perché? Perché molti cittadini ci hanno segnalato che sto palazzo da molto è vuoto, ci devono essere dei lavori di ristrutturazione, siamo al 53, che dovranno durare 107 giorni, con data inizio lavoro il 5 luglio del 2021. E la fine la troviamo qui dei lavori prevista per il 15 ottobre del 2021. Quindi, vedendo anche quello che le nostre immagini vi documentano, mi sa che siamo molto lontani forse anche dall'inizio dei lavori, perché qui è tutto un macello, c'è un sacco di schifezze, materiale buttato, l'erba sta crescendo altissima. Insomma, siccome noi giriamo tutta Milano e vediamo un sacco di situazioni che non vanno, di occupazioni, abusivismo, degrado eccetera, controllatela, fate qualcosa prima che magari anche questa entri nella parte nera delle proprietà del comune di Milano. Con questa vi salutiamo da via Principe Eugenio, del Municipio 8, insieme a Paolo Rusconi, City Report, Tullio Trapasso, alla prossima! City Report!